Breust, buonasera a tutti, belli e brutti. Shark. Shark, il primo squalo? Chi era il primo squalo? Ballo, io so, mi ricordo lo squalo. Ce ne sarà stato uno, no? Il primo, proprio fondatore della specie. Beh, è un animale preistorico. Lo squalo, certo. C'erano i tempi dei dinosauri. Come si chiamavano prima? C'erano tante tipologie, okay. Però è vero, c'è sui ben milioni di anni, diciamo la verità. Quindi qui vedremo proprio il primo squalo? Non voglio svegliarti il segreto, vediamo. Dai. Tanto sempre un ricordo che va a 47 metri che purtroppo non è più visibile. Abbiamo fatto la scoperta del secolo. Tutti credevamo che la fossa delle Marianne fosse il punto più profondo sulla Terra, ma abbiamo trovato un mondo completamente nuovo. Ok. Ora è bravo. Sistema pronto per la difesa. Oh, Satan. Potremmo scoprire creature appartenenti a specie del tutto ignote alla scienza. Calamari giganti. C'è qualcosa là sotto. Cosa emerge dal passato, Breust? Il primo squalo. Oddio. È un megalodonte. Megalodonte! Ok, la famosa leggenda del megalodonte. Ma che leggenda, questo è quello vero. Sì, sì. Non sei grosso. Il megalodonte. Non tanto. Posso andarci io se vuoi. Ci vado. Oh, meno male, io scherzavo. Anche lui. L'attore. Un grande cast. Megalodonte, sì, no, arriva l'estate, arriva l'estate. Comunque, giustamente vogliamo vedere il film degli squali. Sì. No? Beh, mancavano un po'. No, citavamo prima 47 metri, ma è uno di tanti. Film con gli squali ce ne sono veramente a parte la serie, decine, ovviamente, decine. Dello squalo, ma anche quelli fantastici, squali che volano. Sharknado. Che ultimamente hanno ricevuto grande successo, sì, penso a te, per ragazzi, proprio per la facciamo un po' di pubblicità film. A Netflix, se volete vederli, sono tutti su Netflix. Il grande Sharknado. E lì troverete tutti gli ex attori di Beverly Hills, più o meno. Sì. Finiti tutti nelle fauci degli squali. Allora, Megalodonte. Intanto ti dirò, diciamo, forse un anno fa io ho visto un documentario su Megalodonte. L'ho visto anch'io. Che dicevano che c'era veramente. Che c'era veramente, no? Alla fine. Bello, sì. Fantadocumentario. Certo, ovviamente. Fantadocumentario e mi ero un po' appassionato. E la storia era abbastanza simile, nel senso. Bravo, infatti, mi ha ricordato dicevano quello. Dicevano che nelle profondità dell'oceano ci sono comunque luoghi inesplorati. È vero, lo sappiamo che l'oceano è più inesplorato, certo, dello spazio quasi, nel, certo, senso che a quelle profondità migliaia di metri sotto il livello del mare non ci va nessuno. Ok, sì, non si riesce. Qua parlano addirittura di una fossa più profonda della fossa delle Marianne, che pare siano 13.000 metri sotto il livello del mare. Quindi ci può essere di tutto. Ci può essere anche il mostro di Loch Ness, per intenderci. Certo, no? certo. Beh, infatti, quello forse deve venire fuori. Forse si deve respirare. Deve respirare. Però no. Il classico calamaro gigantesco, bravissimo, quello c'è. Vabbè, a parte quelli si sono visti, comunque. Quelli si sono, sì, vero? Sì, quelli sì, si calamaro sono. Gigante, sì. Megalodonte ci può stare, secondo te? Ma non lo so, sarebbe carino comunque. Chi non vorrebbe avere un megalodonte nel suo quadro? Bravo. Speriamo che rimanga giù, però, a 13.000 metri. Insomma. Jason Statham, o Statham, non mi ricordo, sì, mai come si pronuncia. Che è, ce lo vedi? Grande attore di film d'azione. L'unico film che mi è piaciuto, The Phrase. Mm. Sì, no, lui sì, classico, spacca. Statham aveva messo... Chi? The Rock. Ah, beh, poteva starci anche lui. Di solito, sì, ormai lo vediamo dappertutto. Stavolta ha lasciato lavorare anche gli altri. E come pensi che affronterà il megalodonte? Gli darà un pugno sul naso? Sì, sicuramente forse c'è un punto debole che troverà solo lui. Un dito in un occhio forse? E io farei quello, se me lo trovo di fronte, se sì, la devo provare la sì, provo. Devo vedere quanto è grande però l'occhio del megalodonte, sinceramente. Allora intanto vediamo, vabbè, qua che ci sono dei gamberetti eccezionali con cui si può fare una spadellata. Sì, ne basta uno? Non so se li hai visti. Sono enormi. Sta poi la classica bambina che deve finire male, no? E lì, vabbè, vediamo quando arriva. Ok. Bella questa immagine comunque. Esatto, questa è carina, bene, sì. Arriva, eccolo qua il megalodonte. Lo sguardo cupo del megalodonte. Beh, d'altronde mi viene la bici, credo che la luce. Esatto, gli dà un po' fastidio secondo sì, me. Poi vede lì la bambina, dice, va, uno spuntino me lo faccio anche a quest'ora. Zac. Mamma mia, che bocca. Eh?
Queste le hanno ritrovate, eh? Era così veramente la bocca. Cioè, dimensioni sono giuste. Sono realistiche. E gli attori? Attori, allora. Ne hai riconosciuto un altro? Sì, a parte... quell'altro, credo... asiatico. Asiatico, comunque indiano, eh? Sì. Adesso devo pensare bene. Lei, la tipa? Mai vista? Ah, non lo so. Ma non mi sembra. Forse ce n'era qualcun altro insieme a loro. Questa scena qua fa un po' il vecchio squalo di Spielberg, vecchio, no? Squalo, barchettina, sì. Lì, sì, la barchettina, per modo di dire. La barchettina era nel Miss Spielberg, qua invece è la barca un po' più grossa. Sì, però è grosso anche lui. Sì, è enorme, è enorme. E quindi giustamente si fa un po' il paragone. Qua se la pappa in un sol boccone, qui ti dà forse l'idea delle proporzioni. Ok. Magari si salva, non lo sai. Ma chissà se finisce nella pancia, sì, cosa beh. Succede. Se non ti addenta, se vai dentro liscio, o un po' come sì, il Geppetto. Sì, il Geppetto, sì, la balena, sì, certo. Ecco, lui. Dove l'abbiamo visto? In un sacco di film. In una marea di film. Ah, ok. Nell'ultimo è colombiana. Ah, ok. Faceva lo zio, direi. Con l'attrice, quella che l'attrice, sì, famosa, sì, che ha fatto Avatar, che non mi ricordo come si chiama. Sì, comunque è colombiana, ecco, me lo ricordo. Uh-huh. Lui, però ne ha fatti tanti. Però ne ho visto qualche uno prima sulla barca di altri attori, sì. Tra dottori, cose varie, se non mi sbaglio, vediamo che non mi... qua. Questo qua col berretto, no, questo qua col berretto, no, forse quel giapponese lì o comunque asiatico, questo? Lì no, ma non mi ricordo niente. Però vabbè, insomma. Può essere, magari l'ho già visto da qualche altra parte. Comunque non sono loro i veri protagonisti di questo film. È lui, Megalodonte. È Megalodonte. Megalodonte. Si salverà secondo te? La bambina? No, è Megalodonte. La bambina, non siamo interessati alla sorte della bambina. Io spero di sì, perché non esatto, è giusto. Esatto, che vogliamo il sequel. Oppure il figlio del Megalodonte. Megalodonte Junior. No, ma sto pensando a altri mostri che potrebbero esserci negli abissi. Hai voglia. Io metterei anche quel granchio gigante, no? Che fa con le sue chele, che fa il combattimento. E non hanno fatto mai film su granchi giganti? Ma non lo, sinceramente non lo so. Andremo a vedere. Perché può essere una bella idea. Cavolo, granchio gigante, allora, ci sta. Ma me la sono fatta rubare mettendo il video su YouTube. Qui la serie di... Qui, sembra, sai cosa sembra? Di vedere gli smarti. Sì. Bravo, esatto. Secondo me, esatto, hanno pensato proprio a quello. Mettiamo giù le caramelline, due caramelline dolcetti. Comunque sì, carino. Sì, non c'è nessuno che sa nuotare, quindi, a quanto abbiamo capito. Sì, no? Tutti col salvagente. Vabbè, poi vabbè, solite scene da... Vabbè, fin d'azione, dai. Beh, ci sta, ci, ci sta. Sta. Potrebbe sì, essere bello, come per potrebbe essere una boiata pazzesca. Non lo sapremo quando l'avremo visto. Se non altro, diciamo, idea carina. Nuovo mostro e via. Megalodonte, no, forse ha fatto qualche altro film. Io l'ho già visto in... Ah, ti ripeto, ne ha fatti talmente tanti con gli squali, poi quando dici squalo può essere il Megalodonte. Sì, ma mi sa in uno di quelli gigante. Un po'... Non mi sorprenderei. Alla Sharknado può esserci tipo sì, un Megalodonte. Sicuramente, sicuramente. Vabbè, comunque... Vabbè, dai ragazzi, lo guarderemo sempre... con grande interesse. Sì, sì, lo guarderemo e basta. Mi ricordo di 47 metri di grandi altri... Ragazzi, vediamo. Pollice su se vi... per questo certo, video. Certo, assolutamente. Non perdetevi tutti i nostri interior sugli squali. Oh, primo e ultimo. Primo e ultimo. Anche tu dubitavi di 47 metri invece. Io grandi dubitavo risultati. Di 47 metri. Sì. Grande risultato. Vogliamo ricordare che la Lionsgate ce l'ha rimosso, sì, completamente dopo, bloccato dopo in tutti i paesi del mondo. Sì. Vabbè. Vabbè. Si sono accorti dopo che avevamo violato qualche diritto. Forse, ma sì. Però vabbè. Vabbè. Va bene, dopo alla prossima frecciata, sì, salutiamo. Come sempre. Ciao ragazzi. Ciao a tutti.